tutti questi grandi brand che stanno ottenendo successo, se avessero dei direttori commerciali come i politici italiani, sarebbero morti. Ecco perché con Carlo, con Calenda, con Lice, con tutte le strutture che si occupano di scommessa sul futuro dell'Italia, dobbiamo avere l'intelligenza e la lungimiranza di proporre un racconto paese diverso. È quello che accadrà con l'Expo. Oggi sui giornali tutti continuano, oggi no, diciamo negli ultimi giorni, i quotidiani e i settimanali sono pieni soltanto della parte negativa dell'Expo. Ed è giusto che ci sia all'Expo, al Mose, una pulizia radicale, totale, senza mettersi qui adesso però a discutere di come è cresciuto il sistema del malaffare in Italia. Noi siamo intervenuti in modo, direi, violento, andando a sradicare, creando un meccanismo che consenta di intervenire sulla corruzione in modo molto forte. Però non basta, c'è bisogno della parte positiva. L'Expo è visto come una gigantesca chance per l'Italia. Ed è visto come una gigantesca chance per chi vende l'Italia, senza svendere l'Italia. Ecco che, e ho davvero concluso, la presenza a Pitti non è soltanto un riconoscimento che il governo deve fare a questa manifestazione. È un po' tardivo se ci abbiamo messo 60 anni. Dopo che negli ultimi 5 anni sono stato tutti i giorni a dire a Raffaello che avrei portato il Presidente del Consiglio, adesso posso dire che è un'impresa che abbiamo utilizzato metodi non convenzionali, ma comunque il Presidente del Consiglio partecipa a Pitti finalmente dopo 60 anni.